Buongiorno a tutti, io sono Serena e oggi sono qui con un nuovo video. Devo dirvi una cosa molto triste. Infatti, questo sarà l'ultimo haul di Shein che farò per il 2022. Simpatica. Eh sì, questo è l'ultimo haul Shein dell'anno, quindi dobbiamo godercelo proprio alla grande. È un pacchetto medio, ma è ben fornito. Per prima cosa c'è questa maglia, scusate, è fatta così, ora non so se riesco a farla vedere bene, è fatta in questo modo qui, è grigia, con questi questa lavorazione sul collo. Non so, mi ricordano i raggi del sole, infatti c'è un raggio che entra qui dalla finestra che... e mi piaceva molto. Questo è arrivato in un pacco a parte, è arrivato 2-3 giorni prima di questo. Che ne dite di aprirlo? Allora, prima cosa, non mi ricordo cosa c'è qui dentro. Oh, sì. Oh, me lo immaginavo completamente diverso, vabbè. Sarebbe una decorazione per l'albero, fatta in questo modo. L'immagine, che magari vi lascio qui o qui o vediamo, non era proprio così, nel senso che sembrava tutto lavorato. In realtà questo è una decorazione un po' così. Pensavo meglio, no, niente, questa è un po' una delusione. Comunque sì, vabbè, la metteremo sull'albero e la lasceremo lì. Allora, naturalmente rosa, guardate che bella, è un golf fucsia con il colletto tutto lavorato con strass e perline, fatto così. È una taglia 36, ma veste abbastanza largo, arriva giusto alla vita e secondo me è stupendo. Ha questa lavorazione qui che è uno spettacolo e mi piaceva un sacco, era un po' che lo tenevo lì nel carrello e finalmente ho fatto la decisione, l'ho preso. Poi mi piace un sacco il colletto, ne avevo preso uno l'anno scorso simile, in bianco, in panna, con un colletto lavorato così un po' lungo. E l'ho stra usato, ho pensato di prendere una versione in fucsia, giusto per dare un po' di vita al mio colore smorto. Proviamo un po' col fucsia, vediamo come va. Comunque sia, è stupendo. Scusate per la mia voce, ma sono un po' raffreddata, purtroppo. Sai che me la sono beccata anch'io questa brutta influenza e sono qua chiusa in casa così, ma... Vabbè, andiamo avanti. Altro pacchettino. E qui abbiamo, mi sembra ci sia una cosa per la Vale, esattamente. Ed abbiamo un abitino con questa fantasia tartan. Questa misura è... Non c'è scritto. Credo di aver preso un 5-6 anni comunque. Ed è fatto in questo modo qui, con questa lavorazione sul davanti, il colletto rotondo, la Peter Pan. E... il bordino rosso così, che richiama appunto lo stesso che scende sul torace, fatto in questo modo con i bottoni, e secondo me è stupendo. E in abbinato c'è il suo cappellino. Sapete che Shein tende a fare questi abbinamenti soprattutto per i vestiti dei bambini, e appunto c'è uguale, come potete notare, il cappellino. Sembra una... come si chiama, un baschetto, ma è molto molto leggero, penso sia proprio da usare all'interno, perché qui da noi cioè, ce n'è ovunque, quindi sì, è troppo leggero per essere usato come cappellino per uscire. Comunque sì, è molto carino. Altro prodottino che esce dal cappello magico è una magliettina lilla stupenda, con queste maniche un po' a sbuffo. Io le chiamo maniche a sbuffo, ma non so se sia il termine giusto, anche se qualcuno lo sa me lo scriva nei commenti, grazie. Come si chiamano queste maniche? Ho preso una taglia, non si sa, non so più dove è scritto qui,
Ho preso sempre una 36, però mi sembra un po' ampietto come... Cioè non è attillatissimo, secondo me forse è meglio così. E mi piace un sacco, mi piaceva... Questa più che altro l'ho presa per la primavera, proprio questo colore tipico, questo color glicine quasi lo definirei. Forse in camera sembra più lilla lilla, però è più un glicine. L'ho preso per la primavera da abbinare alla borsetta che avevo preso nell'haul precedente e mi piaceva proprio tanto, allora l'ho ripresa. Una cosa stupenda. Questo è un completo per Stefano per Natale, composto da camicia bianca con farfallino applicato bordeaux. Guardate che bello. Pantalone lungo, naturalmente, bordeaux anche questo. Questa è una taglia 9 anni, ho preso, ma Stefano è altissimo, quindi bordeaux. Sono forse un pelo leggerini, ma insomma alla fine resteremo in casa, quindi non si esce, non è che serva l'imbottitura. E in abbinato c'è il suo gilettino così con i bottoni neri. Secondo me era molto molto carino per Natale. Sì, c'è anche quello centrale, sembra non ci sia, ma c'è solamente slacciato. Ed abbiamo questo gilet. Questo completo secondo me è molto molto carino. Poi questo colore è proprio natalizio, natalizio. Andiamo avanti ed abbiamo un cappottino. Per Vale, anche questo per Natale, un cappottino bordeaux con i dettagli della manica in peluche bianco. È leggermente, cioè leggermente, è bello scampanato. Ha i bottoni fatti in questo modo qui, molto, molto carini in realtà, molto elaborati. Sopra al cappottino ci va applicata la mantellina. La mantellina che fa l'effetto della molto, effetto molto Natale. Questo è un'aggiuntina, vedete come cambia? Cioè, stupendo. Con la sua mantellina, sempre con il peluche, e la cinturina da legare in vita, fatta così, semplice, semplice. Dovrebbe avere i suoi passanti, esatto, qua si va a nascondere un po' dietro là, i fiocchetti. E secondo me questo era stupendo, poi a Vale piaceva un sacco, continuava a guardarlo e guardarlo e riguardarlo, alla fine abbiamo ordinato. Ed eccolo qui. Ultima cosa, primo spacchettamento di questo pacco, è questo cappottino color cammello. Questo è un 130, però se lo prendevo più grande era troppo largo e l'ho preso per Stefano e secondo me è carinissimo. Anche questo è un cappottino elegante. Ora dobbiamo solamente abbinarci una bella sciarpa e per Natale il signorino è pronto. Lo adoro, guardate com'è bello, un cappottino elegante fatto così con le taschine. Purtroppo sono finte, non so nemmeno se si possano tagliare dall'interno, perché no, questa solo è proprio de puramente decorativa, però fa la sua figura. Con questo è tutto il mio haul di Shein. Guardate chi c'è. Sono Stefano, quando ho finito sono arrivato. Certo, quando ho finito è arrivato. E appunto stavo dicendo, il mio haul è finito. Se vi è piaciuto questo video lasciate un... Mi piace e lavorate anche voi il nostro canale e mettete un bel mi piace. Se amate, avete capito? Se amate il rosso come lui, mettete un bel mi piace. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi saluto, vi mandiamo un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Alla prossima settimana. Ciao! Ciao! Thank you.